Signor Presidente, la Terra è in grave pericolo. Non possiamo più indugiare. Lo ben so. È per questo che mi prenderò tutta la responsabilità. Signori, non possiamo più indugiare. È chiaro che non c'è altro modo. Speravo solo che questo giorno non arrivasse mai. Signor Presidente, è stato veramente un onore poterla servire. Che Dio benedica l'America. Come sapete, da un po' di tempo sto cercando di recuperare tanti pezzi che mi sono mancati nelle mie varie collezioni. Da giochi usciti relativamente da poco a giochi per cui ci ho messo veramente un sacco di tempo per riuscire a ritrovarli. Ma quello di oggi, diciamo che è stata una soddisfazione più che personale. Quello di oggi è un pacco bello grosso. Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Unboxing. A parte gli scherzi, benvenuti in questo retro unboxing. No, tranquilli, l'immagine che vedete sul sacchetto non c'entra nulla con l'unboxing. Anche perché tanto avete letto il titolo se siete qui. Questo è solo un bel sacchetto effettivamente. Però quello che c'è dentro il sacchetto per me è davvero molto bello e importante. Tu che ci fai qua dentro, scusami? Vabbè, stai qua, dai. Quello che c'è qua dentro è avvolto dentro la pellicola che scoppietta. Via il sacchetto, via anche Pushkin, scusami. Ma quello che c'è all'interno è la Limited Edition di Saints Row 4. Questa Limited Edition effettivamente non ci ho pensato fino a che non ho iniziato la serie di Saints Row 4 sul canale. Ce l'ho sempre avuta qui, da qualche parte nel cervello, ma nulla mi ha fatto mai scattare l'idea di comprarlo, fino a che non ho iniziato ad usare Vinted. Questo non è un messaggio sponsorizzato, tra l'altro. Su Vinted ho trovato veramente tante robe. E quando dico tante robe, dico tante robe belle. Finalmente ti ho nella mia collezione Golden Sun, anche se sei francese. E quindi non perdiamo tempo e apriamo subito la Limited Edition di Saints Row 4 con lo stemma presidenziale dei Saints. Peccato che non sia vero, però è un bel cartonato questo. È un bel primo impatto per la scatola. Togliamo anche questo. All'interno troviamo il gioco per Xbox 360, cosa per me irrilevante perché il gioco io già ce l'ho, però sempre bello da avere in collezione. Ma le cose veramente importanti sono queste tre. Togliamo l'ennesima protezione di plastica e all'interno della scatola troviamo questi tre oggetti meravigliosi, proprio meravigliosi. Inizierei dal più piccolo. Il primo oggetto che troviamo è questo bottone chiuso con un lucchetto dentro una scatolina viola, e vicino a lui troviamo una chiave. Questa chiave apre il vetro, possiamo schiacciare la levetta e premere questo bottone, ma non prima di aver finito il video. Comunque è veramente bella, è madonna mia, è stupenda questa cosa. La seconda cosa bella grossa che troviamo è questa statuetta in finto marmo, però fatta benissimo, di Johnny Gat. Vi ricordo che Johnny Gat in Saints Row 3 è morto. Questa doveva essere, diciamo, un suo ricordo. Per chi sta seguendo la serie, però, sa che questa statua non gli rende giustizia. Però è fatta veramente bene. Non riesco a capire se questo colore verdastro però sia sporco del precedente possessore o se fosse fatto veramente così, come se fosse finto marmo, ma mi sembra un po' troppo presente questo verde. Però a livello proprio di come è tenuta, l'ha tenuta bene finora. Complimenti, veramente molto bella. La base ovviamente pesante e la statuetta dentro è piena. Ma la vera ciccia di questa scatola è un'arma veramente iconica di Saints Row 4.
la pistola dubstep. Questa è una piccola replica che rende totalmente giustizia all'arma originale. Non ci sono pezzi che si muovono, è tutto fissato, ma questa arma funziona veramente. Testiamola subito. Che è successo? Dove sono le luci? Oh, che soddisfazione! Comunque è veramente, veramente fatta bene. E questa è una di quelle cose piccole ma meravigliose da avere. Poi il fatto che siano tutte e tre in un'unica scatola, cioè veramente rende giustizia a Saints Row in maniera incredibile. Ma rimane una sola cosa da provare per ora. È rimasto solo questo bottone. Chissà che cosa succede se lo schiacciamo. Non resta altro che scoprirlo allora. Vado!